oggi andremo a spiegare una differenza tra il calcio circolare tirato con la gamba avanti nelle scuole coreane, giapponesi e cinesi e il calcio circolare tirato con la gamba avanti nelle scuole thailandesi e olandesi. La differenza è sostanziale in questo caso, semplicemente perché le scuole coreane e giapponesi tirano direttamente da posizione, usano l'extra rotazione del piede a terra e l'espansione del corpo per tirare direttamente con la gamba avanti. Le scuole invece thailandesi e olandesi hanno un altro funzionamento, fanno un doppio passo per portare la gamba indietro, la gamba che sta avanti la portano indietro e poter tirare di scatto. Sono tutte e due modi validi per usare uno dei calci più veloci delle arti marziali, ma allenando solo uno o solo l'altro si creano dei limiti. Riuscendo ad allenare tutte e due, dato che sappiamo che stiamo creando gli sport a combattimento e discipline marziali, sono sport situazionali, discipline situazionali, lo adattiamo in maniera alla situazione. Quindi spero che vi piaccia. Piccolo introduzione e vedremo. Un abbraccio e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale Studio Discipline Marziali. Andremo a vedere le differenze del calcio circolare tirato con la gamba avanti nei vari stili. Prima azione, posizione da combattimento, sollevo il ginocchio, extra ruoto il piede dietro e vado con il calcio circolare. Questa tecnica è usata molto nella in box, full contact e nel karate e anche nel taekwondo, arti marziali classiche, discipline marziali classiche. Quindi sta qua in fase di combattimento e vado con il calcio. Un'altra scuola di pensiero invece nelle scuole thailandesi e olandesi. Sto in posizione, gamba avanti. Faccio uno switch e colpisco. Allora, il ragionamento delle scuole thailandesi è posizione di guardia, cambio passo per poter dare più potenza al calcio avanti. Nel BKF karate, nel taekwondo, nel full contact anche, il ragionamento è colpire direttamente con la gamba avanti. Allora, secondo me sono due scuole di pensiero molto valide. Perché?
Semplicemente per un fatto. Uno, hanno ragione i nostri amici olandesi sto qui, no? Switch, boom, colpisco, ok? Gamba avanti, boom, e praticamente ho più gittata, vedete? Uno, quindi ho più corsa. Però qual è il problema? Se è vero che da una parte ottengo più potenza per tirare il calcio, dall'altra verrà meno il fattore sorpresa. Sto qui. Quindi, secondo me, è una buona idea allenare tutte e due le situazioni. Ok? Sto qui. Sto combattendo. E colpisco con il calcio. Combatto, vado avanti e colpisco subito di scatto. Uno, il calcio tirato in quella maniera, con lo switch, avrà sicuramente più potenza. Perché ho recuperato quei 20 centimetri, 10 centimetri in più di gittata. Ma andrò a perdere l'effetto sorpresa portato dal calcio diretto con la gamba avanti. Quindi il fatto di allenarsi solo in quella maniera, non me ne voglio gli amici olandesi e della scuola di pensiero olandesi, è un limite, ok? Io lo dico sempre, alleniamo in maniera funzionale tutte le tecniche. Sto qui, colpisco direttamente con la gamba avanti, non riesco a dare potenza, cercherò di aumentare la potenza su questo colpo. Allora, come abbiamo detto prima, queste due scuole di pensiero, nessuna delle due ha torto. Che devo fare? Prima cosa, cercare di allenare il calcio portato istantaneamente, come viene fatto nel karate o nel taekwondo o in alcuni stili di kung fu, in maniera che sto lì sul posto, già in guardia, sollevo la gamba, buon sgancio, cerco di potenziare il più possibile per poter avere più potenza possibile. Due, lavorare sul metodo olandese in maniera di fare lo switch più veloce possibile, quello scambio gamba deve essere velocissimo. Quindi allenarsi in una maniera o in un'altra va bene, ma se riusciamo a prendere il meglio da tutti e due i metodi è fantastico, ok? Cercherò di localizzare la tecnica che viene tirata in maniera da, come la tirano in Thailandia o la scuola olandese, cercherò di potenziare la tecnica come la tirano le scuole coreane o giapponesi. Quindi l'importante è allenare e ricordatevi sempre che una catena è forte quanto più forte il suo anello più debole. Quindi andate a vedere le mancanze che avete su una determinata tecnica e allenate quelle mancanze. Solo così potete riuscire a migliorare. Quindi queste sono più o meno le piccole differenze tra il circolare con la gamba avanti nella scuola coreana e giapponese e la scuola thailandese e olandese. Un abbraccio e ci vediamo alla prossima puntata di Studio Discipline Marziali. Vi aspetto e soprattutto ricordatevi che dovete iscrivervi al mio canale.